Emanuele Berardi, una partita difficile da commentare, fortemente condizionata da decisioni arbitrali opinabili, come sottolineato non solo dalle vostre proteste ma anche da quelle del pubblico biancazzurro. Sì, dispiace molto, perché io credo che il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, potevamo addirittura vincerla, poi loro in un contropiedi sono stati micidiali e hanno fatto il gol. Però io credo che questa sconfitta ci debba essere di grande insegnamento, perché il giorno di ritorno è un campionato completamente diverso e bisogna mettersi di nuovo in carreggiata subito da sabato. Un campionato completamente diverso, ad oggi in attesa del posticipo, 12 squadre in 8 punti in una Serie B equilibratissima. Ma sì, questo lo sapevamo già, era già successo pure il giro d'andata, quindi sarà un campionato lunghissimo e durissimo per tutti, perché anche le squadre che stanno dietro vogliono salvarsi e venderanno cara la pelle. Il rapporto tra girone d'andata e girone di ritorno parla di un Pescara con 4 punti in meno, considerando anche il calendario, com'è da leggere questo dato? Ma all'inizio eravamo partiti meglio di come siamo partiti adesso e poi dopo alla fine abbiamo recuperato tutto, quindi il calcio è talmente paradossale che è difficile dare un giudizio su queste cose.